Mazzarri conferma gli 11 della vittoria sul Verona. Icardi, Palacio di punta, D'Ambrosio a sinistra nel centrocampo a 5 con il recuperato Nagatomo in panchina. Nella difesa dell'Atalanta il romeno Nica e non Raimondi a sostituire inizialmente lo squalificato Benaluan. Gli altri sono gli stessi del 3-0 sulla Sampdoria. Arbitra Giacomelli. L'Inter entra in partita sull'asse Hernanes-Guarín. Prima conclusione del colombiano al terzo minuto con il destro, palla sul fondo. La seconda, due minuti dopo, con il sinistro sempre su appoggio del brasiliano ex Lazio, e questa volta la palla sorvola la traversa. L'Atalanta batte un colpo, e che colpo al settimo, cross di Del Grosso, sfiora Morales, sbuca Stendardo, grande respinta di Handanovic. Adesso è la squadra di Colantuono a fare la partita e l'Inter va in sofferenza. Cigarini dialoga con Dennis e poi va al tiro, ancora decisivo Handanovic, 14° minuto sul tiro di Cigarini. 3 minuti dopo, dunque 17° cross di Bonaventura dalla sinistra, colpo di testa di Dennis, traversa ad Handanovic immobile. Andiamo a rivedere, bravo Dennis a rubare il tempo al proprio avversario, Rolando. Sull'altro fronte Cambiasso ruba palla a Cigarini con un intervento al limite del fallo. Guarín allora verticalizza per Icardi, Palacio è libero davanti alla porta, l'uscita di Consigli impedisce all'Inter di finalizzare. 33°, Bonaventura dai 25 metri, palla di poco sopra l'incrocio. L'Inter attacca con 8-9 giocatori e si espone alle ripartenze dell'Atalanta. 35°, Morales scatta in una metà campo deserta, torna su di lui Campagnaro, Morales allora aspetta, arriva a rimorchio Bonaventura, nessuno va a chiudere, Jack Bonaventura dai 16 metri dà il vantaggio all'Atalanta, punita un'Inter fin troppo spregiudicata, il destro di Bonaventura. Un minuto dopo Guarín fin troppo libero per Icardi che evita Yepes e con il destro dà all'Inter l'immediato pareggio e poi dedica il gol alla propria compagna. Per Mauro Icardi è la prima rete interista da titolare dopo le tre realizzate partendo dalla panchina. Molto bravo qui ad evitare Yepes. L'Atalanta poi perde Morales, infortunato, al suo posto Brienza, e allo scadere di tempo c'è questo cross di Campagnaro, sbuca D'Ambrosio, palla fuori di poco. 1-1 all'intervallo, è un'Inter trasformata quella che inizia la ripresa. Quinto minuto, Guarín dentro, Carmona allontana in qualche modo, si avventa sul pallone e Jonathan, bravo Consigli, con la punta delle dita in calcio d'angolo. Sesto minuto, Jonathan per Guarín che avrebbe tutto il tempo di controllare, conclude invece in fretta e male. Ottavo minuto, Del Grosso rinvia addosso a Yepes, pallone che diventa giocabile per Icardi che lo gira a Guarín, controllo, destro, traversa, Inter sfortunata. Quattordicesimo, Guarín per Jonathan, il cross Palacio liberissimo, colpisce di testa, il palo salva Consigli, difesa atalantina non pervenuta. Baselli per Cigarini è l'ultimo di una serie di cambi e proprio il talento dell'Under 21 entra in aria e serve Brienza. Handanovic non ci arriverebbe mai, lo salva Jonathan, 41°. 2 minuti dopo, di nuovo Inter, Guarín per Jonathan, il brasiliano mette a sedere Consigli, palla sulla traversa, poi sul piede di Icardi, Raimondi e il palo, da non crederci. Errore imperdonabile di Maurizio Icardi ad un passo dalla porta. 45°, punizione di Brienza, difesa dell'Inter piazzata male, Bonaventura può colpire indisturbato, il resto lo fa Handanovic con una grave incertezza. E il nuovo vantaggio dell'Atalanta arriva al 90°, sempre grazie a Bonaventura. Ultimi secondi di recupero, ultimo pallone gestito da Nagatomo in campo per D'Ambrosio, l'Atalanta si salva e porta a casa 3 punti in maniera magari avventurosa ma non del tutto immeritata. L'Inter alla fine ha vinto solo la partita dei legni, 4-1. L'Atalanta è piaciuta molto nel primo tempo, poi nella ripresa ha rischiato ripetutamente di capitolare. Inter sfortunata, ma non solo, imperdonabile in particolare l'errore di Icardi ad un passo dalla porta e anche punita l'amnesia di una difesa disattenta e in occasione del secondo gol di Bonaventura. Alla fine forse sarebbe servito una punta in più e in panchina c'era Diego Milito. È tutto da San Siro.